Studi sull'efficacia ce ne sono tantissimi, lo sappiamo bene. Il vaccino lascia una piccolissima fetta di popolazione non protetta, quelli che noi chiamiamo i non responder. Sono meno del 5%, intendo dire che se noi vacciniamo 100 persone ce ne possono essere 3, 4 che non rispondono al vaccino, cioè come non l'avessero fatto. Queste sono quelle persone a cui noi potremmo farglielo anche 10 volte e comunque non risponderebbero mai. A parte questo, che capita con tutte le vaccinazioni, non solo con quello meningococcico, quello che noi dobbiamo sapere, perché la letteratura ce l'ha insegnato e anche la nostra esperienza in Toscana ci ha confermato in questo, è che a distanza di un po' di anni dalla vaccinazione gli anticorpi se ne vanno. Per molte malattie, come l'epatite, se gli anticorpi se ne vanno non è un problema, perché basta ricordarsi delle infezioni e abbiamo tutto il tempo, con calma, di fare gli anticorpi intanto che il virus cerca di aggredirci. Per il meningococco, così come per il tetano, è diverso, perché il meningococco e il tetano possono ucciderci in una manciata di ore, in 6 ore, in 10 ore, in una giornata. E noi non facciamo in tempo a ricordarci dei nostri anticorpi. Per questo dobbiamo averli sempre pronti. E per questo, per delle malattie come la meningite meningococcica e il tetano, abbiamo bisogno di fare richiami. Quanto tempo? Quindi dal 2013 in questo caso? Per quello che riguarda i richiami, la cosa più importante secondo me è, vedete, anche la nostra esperienza toscana, che cosa ci ha detto? Ci ha detto che il maggior numero dei casi, quando ci sono le epidemie, si verificano fra 0 e 5 anni e un gran numero di casi fra 11 e 20 anni. Ma noi ne abbiamo avuti pochissimi in quelle classi di età, proprio perché i nostri bambini e ragazzi sono vaccinati. Dobbiamo però fare dei richiami e la Regione sta proprio lavorando su una delibera a questo, prima in tutta Italia, e questo è un segnale molto importante, in cui a distanza di 5 anni dal primo vaccino si deve fare un secondo vaccino. Questo non aiuterà a non rispondere, perché questi, come vi ho detto, non risponderanno comunque mai, ma aiuterà tutti quelli che invece negli anni pian piano stanno perdendo gli anticorpi.